Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Sono contentissimo di rivedervi, di prendere la videocamera in mano, la mia videocamera in mano, quella per i vlog, perché mi mancava da tempo, in quanto, come avete ben capito, non sono stato a casa per un bel po'. Dovevo fare alcune cose di lavoro e ne ho approfittato per aiutare, come vi ho detto già in altri video, alcuni amici che erano nelle vicinanze per andare a riarredare un po' la loro casa, un restyling low cost, molto low cost, però diciamo sta venendo abbastanza bene il tutto. Oggi passeremo da IKEA finalmente a ritirare il tavolo che avevamo ordinato, quello tondo, quello piccolo, anche perché la loro zona living, se ben vi ricordate dai vlog che, in cui vi accennavo di questa cosa, la loro zona living è molto piccola e quindi ha bisogno di questo tavolo tondo. Almeno io ho scelto per loro questo tavolo tondo perché ha un diametro minore e quindi si può sposare bene con tutto il resto dell'ambiente senza andare a riempire tanto. Io devo disfare ancora le valigie in realtà, però non lo farò adesso, anche perché ho i tempi contatissimi. Infatti dovrei passare anche da mia mamma, perché oggi dovrebbero portar via il suo divano. Abbiamo un divano di poltrone e sofà che in realtà in ecopelle, come già vi dicevo, forse sempre in qualche altro vlog, abbiamo questo divano in ecopelle a casa di mamma, che preso da poltrone e sofà, che in realtà non mi è piaciuto tanto, perché la seduta insomma si è mantenuta abbastanza bene, non c'è problema per quanto riguarda i cuscini eccetera, non c'è problema per quanto riguarda la struttura in sé e i cuscini, ma ahimè per quanto riguarda il rivestimento che mia mamma scelse in ecopelle, che ci fu garantita da poltrone e sofà abbastanza resistente eccetera, ragazzi, si è fatta uno schifo, veramente uno schifo. Abbiamo utilizzato dei prodotti ma niente da fare, e in realtà adesso si sta quasi sbriciolando. Non mi è mai capitato in realtà con qualcosa in ecopelle che diventasse insomma così in cattivo stato. Infatti sono anche passato da poltrone e sofà per chiedere, visto che il divano è comunque buono, per chiedere se fosse disponibile un altro rivestimento, in quanto come ben sapete si possono andare a cambiare i rivestimenti entro i 10 anni, ma ahimè non so per quale oscuro motivo questo rivestimento non era più disponibile, anche se in realtà non sono passati i 10 anni. Ecco perché io mi sto orientando sempre di più su un divano di IKEA, uno in particolare, ovvero il Vimle, magari ve lo lascio qui. Quello mi piace tantissimo, si può andare a modulare, mi serve un 3 posti e credo che oggi da IKEA andrò a vedere anche quello lì per casa di mia mamma, perché è un divano molto pulito, un po' simile a quello che ho già, e quindi molto probabilmente, anche per non aspettare questi mesi e mesi e mesi ogni volta che si fa un ordine di un mobile, molto probabilmente andrò ad acquistare questo per mia mamma. Ma oggi gli darò un'occhiata, quindi ne approfitto per fare varie cose. Adesso scappo, anche perché stanotte non dormirò comunque qui, quindi sarà un'altra giornata frenetica. Vi porterò con me dove posso, infatti dovrei passare anche da Casa Shop, insomma mi farò un po' di giretti anche da Maison du Monde, perché dovrei andare tra l'altro a ordinare lo specchio. Magari dopo vi aggiorno meglio anche sulla situazione specchio. Ovviamente parlo dello specchio nello studio. Per chi si fosse sintonizzato per la prima volta sul mio canale e non ha capito niente di quello che andrò a fare, buongiorno, sono Filippo e ho una vita alquanto incasinata.
spero che mi vedete bene. Voglio farvi un po' lo svuota la spesa. Sono andato al Sole 365, ho fatto un po' di spesa a mia mamma, in sostanza la stessa spesa che faccio un po' per casa mia l'ho fatta anche per lei. Vi faccio vedere subito quello che ho preso. Allora, per le cose da frigo, uova extra fresche, queste qui, Fontana Vecchia, due yogurt, questo qui stavolta ed è lo yogurt intero Vipiteno, questo qua è molto buono, bianco al naturale, ne ho prese due confezioni, poi due di queste che ormai conoscete benissimo perché ogni volta che vado al Sole le vado a prendere, io di solito prendo Duetto, invece questa volta ho preso quella mista con carote. Mi sono fatto grattare parmigiano reggiano, mi sono dimenticato di dirgli che io non volevo la buccia, per me possono anche buttarla, non so se voi la consumate all'interno di solito di varie preparazioni tipo la pasta e patate va inserita, ma almeno per chi lo fa, io assolutamente no, quindi questa sicuramente l'andrò a buttare. Poi ho preso due confezioni da un chilo di queste fragole Sibon all'interno di questa scatola, in realtà volevo quelle sfuse ma lì non c'erano e quindi ho dovuto prendere per forza queste qui e hanno un profumo fortissimo e quindi sono curiosissimo di andarle ad assaggiare. 4 kg di zucchine, stavolta quelle scure, patate per tutti gli usi, queste della Natura Chiama Selex, broccoli baresi, questi li andrò a fare con la pasta e anche dei peperoni, infatti ho preso anche i miei immancabili Sweet Palermo, che sono i peperoni che preferisco di più, carote alce nero, banane ho preso sempre queste di Natura Chiama Selex, limoni alce nero, questi mi piacciono tanto, si può utilizzare anche la buccia, poi ho preso queste che mi piacciono tantissimo e di sicuro li vedrete nei preferiti del mese o preferiti in genere, perché sono cialde di riso e mais, solo con riso e mais, mi piacciono ragazzi tantissimo, sono pure biologiche e potete sostituirle al posto del pane, farina di mais, farina di riso e sale marino. L'aceto mela madre di De Nigris, che mia mamma non riesce a trovare nelle vicinanze di casa sua e quindi a volte lo prendo io. Questa granola senza zuccheri della Kellogg, che già ho preso più volte, a volte la prende anche mia mamma da aggiungere allo yogurt al mattino. E poi qui del pesce fresco, perché sono passato anche dal pescivendolo, alici, merluzzo e salmone. Una confezione di farina di ceci per la farinata, dei kiwi e del pane, perché a casa di mia mamma non deve mai mancare il pane, lei mangia sempre il pane ad ogni pasto. Allora, prima di dare l'addio al divano, vi voglio far vedere in che condizioni si era fatta le copelle. Si è andata a proprio polverizzare tutto. Infatti basta passare il dito, se ne cade tutta la parte superiore. Non mi è mai successo con nessun prodotto in copelle che ho avuto anche per anni. Questo divano è composto da una poltrona e poi tutto quanto il divano. Questo è il modello Coccinea, che ahimè non fanno più e quindi non sono più disponibili i rivestimenti. Ho contattato anche un tappezziere che mi ha chiesto una cifra spropositata, quindi ho pensato a questo punto ne andiamo a prendere uno nuovo e visto che a me serve una misura precisa che non può andare oltre 2,50 2,50 m, ovvero nello spazio che divide la sala pranzo dalla zona living, quello di IKEA fa proprio al caso mio, anche perché a parte che è un divano può essere composto un po' a proprio piacimento, ma poi se prendo un tre posti unico andiamo intorno ai 2,50 2,51 se non mi sbaglio, quindi rientriamo perfettamente nelle misure. La linea è pressoché identica, magari vi lascio una foto qui, e mi piace davvero moltissimo, anche perché mi piace che con IKEA i mobili arrivano prima e poi sono sfoderabili, posso andare a prendere un altro rivestimento e quindi non devo aspettare così tanto tempo, perché ogni volta che bisogna fare un acquisto per quanto riguarda mobili eccetera, soprattutto da poltrone e sofà, bisogna aspettare non poco. Ad ogni modo adesso vado a levare i cuscini perché poi si darà l'addio al divano. We'll be right back.
Eccomi di nuovo a casa, piove a dirotto, ragazzi, sono giorni che fa freddo e piove a dirotto, veramente non ne posso più, non so quante volte, ogni volta che faccio un vlog vi dico sempre la stessa cosa, ma davvero mi sta stancando questa pioggia, perché vorrei almeno sistemare un po' fuori il salottino che ho preso, che avete visto, che ancora non sono riuscito a sistemare al meglio, dovrei ancora spostare quel tavolo tondo da quest'altro lato, insomma un casino. Ho sempre meno tempo, purtroppo mancherò da casa ancora per molto tempo. Ad ogni modo, come avete visto, siamo stati da Ikea oggi, sono stato anche da Maison du Monde, da Tiger, ho preso un po' di cosine soprattutto da Maison du Monde, cioè due tre cose ho preso, no, due cose, tra cui una che mi piace tantissimo, adesso ve la faccio vedere, e ho ordinato anche lo specchio, l'ho inquadrato durante il vlog, comunque magari se riesco e mi ricordo vi metto un'immagine da questo lato qui. Per quanto riguarda invece i miei amici, abbiamo preso questo tavolo, finalmente tre poltroncine per rendere questa zona pranzo un po' più chic. Tra l'altro queste sedie e poltroncine di Ikea non costavano proprio poco, però l'effetto finale va a bilanciare questo tavolo un po' più piccolino, quindi lo va anche a valorizzare. Magari nel prossimo vlog cerco di farvi vedere bene un'immagine di questa composizione. E comunque, come vi dicevo anche nella storia Instagram di qualche giorno fa, no, di ieri, mi sono arrivati anche una mail da Maison du Monde dove c'erano tutti questi articoli in sconto, e anche al negozio c'erano degli articoli in sconto. Io sono stato pochissimo, infatti ho preso anche delle cose da Tiger, però magari ve le faccio vedere in un altro video, due tre cosine, non mi ricordo neppure più che ho preso, però proprio sciocchezze, avevo voglia di fare un po' di questo shopping che mi mancava da tempo, anche perché dovrei prendere ancora tanti tanti oggetti decorativi per casa di mia mamma, perché vogliamo andare a cambiare un po' il mood dei colori eccetera. Ad ogni modo, ho preso invece da Maison du Monde tutte cose, cioè due cose in offerta, e apro e chiudo parentesi, qui vedete lo specchio che ho levato, adesso cado dalla sedia, questo è lo specchio che ho levato, che ho levato da sopra il camino, che in realtà non mi dispiace, è quello specchio antico che avevo sopra il camino, però voglio prenderne un po' più largo, e ho scelto questo qui, come vi dicevo, da Maison du Monde, e spero mi arrivi presto, perché quello che era presente in negozio era un po' lesionato, quindi mi raccomando, anche quando ordinate da Maison du Monde e vi arrivano i vari oggetti che avete acquistato e vi arrivano in negozio, aprite sempre i pacchi, perché non si sa mai che c'è qualche problematica o qualche difetto. Vero è che con Maison du Monde potete fare tranquillamente il reso, però è sempre meglio dargli un'occhiata prima, onde evitare di andare avanti e indietro. Ad ogni modo, lo specchio non era proprio quello che io desideravo, però alla fine l'ho ordinato anche perché il vetraio mi aveva mandato un messaggio, avrebbe potuto fare questo specchio che gli avevo richiesto in modo un po' diverso, e non aveva più la stessa bellezza, quindi a un certo punto mi sono scocciato, ho detto vabbè, prendo questo qui, perché volevo prendere uno specchio con una misura di almeno 90 cm di larghezza da mettere sopra al camino. Avrei potuto fare uno specchio io, poi andarlo ad incorniciare, sì, e forse avrei potuto prendere anche una cornice più carina, questa che ho scelto mi piace meno, però nel complesso non dovrebbe star male, male che vada faccio il reso se proprio mi sta sulle scatole, perché magari portandolo qui a casa potrebbe avere una resa diversa, e quindi in tal caso potrei andarlo anche a cambiare. Ad ogni modo, ho preso in offerta questo semplice vaso che è molto molto carino secondo me, poi a casa mia con il dorato ci siamo, e quindi questo vaso tutto quanto fatto in vetro, che prima costava 19,99, l'ho pagato al 50% solo 10 euro. Potevo lasciarlo lì? No, che non lo potevo lasciare lì, perché è un prezzo davvero stracciatissimo per un vaso del genere. Anche se si dovesse andare ad annerire nel tempo, a consumare nel tempo questa patina di dorato, poco male, perché si fa una spruzzata di nero, e ragazzi, questa forma è davvero sempre super attuale e molto 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 decorativa. Quindi ho detto 10 euro investite bene, certamente, e quindi l'ho preso. Questo può essere messo sia da solo
sia in contrasto con un altro oggetto bianco, in cemento, in gesso, oppure può essere un semplice vaso portafiori, perché ovviamente potete andargli a mettere anche dei fiori all'interno, sia secchi che freschi. Poi ho preso un'altra cosa, l'ultima cosa da Maison du Monde, perché ho preso lo specchio, questo e questo qui, perché ho varie buste sparse a casa di amici. Infatti le piccole cose che ho preso da Tiger stanno a casa di un'altra persona, quindi ho cose sparse per il mondo. Ma come vi dicevo tempo addietro, stavo cercando una lampada per questa scrivania nello studio, che tra l'altro è ancora tutto in un casino totale, e volevo una lampada che fosse tipo fungo dorata. Già vi avevo fatto vedere qualcosa sempre su Instagram, mi sembra che avevo visto qualcosa proprio da Maison du Monde, era sempre dorata a tipo fungo, però con la base molto molto più fina, praticamente una stecchetta fina sempre in dorato. E in realtà ero andato da Maison du Monde anche per vedere una cosa del genere, ma mi ha colpito tantissimo questa, che tra l'altro era in sconto mi sembra del 30%. Infatti questa qui costava 92,95 e ragazzi l'ho presa anche se costava abbastanza, e guardate qui, è molto 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 bella. Mi piace perché c'è questo tocco di legno, io non ho nulla di questo tipo di legno in casa, però secondo me sta benissimo in questo studio, anche perché richiama leggermente i colori, i toni della resina, che è più chiaro ovviamente, però si accorda bene con toni del legno di questo tipo, con questi puff di IKEA che ho all'interno, che sono sul beige, e poi un bel tocco di dorato, perché serviva proprio un punto dorato qui proprio sopra la scrivania, per andare a bilanciare un po' i tocchi di dorato all'interno sia di casa che di questa stanza. Infatti quando ci sarà questo specchio molto grande sopra il camino e sarà tutto dorato di fronte, quindi sopra questa scrivania, ho pensato di mettere una lampada del genere, e questa ragazzi è bellissima. Come prezzo sono andato molto molto bene, perché il 30% in meno per una lampada del genere è davvero tanto tanto, anche perché non è neppure tanto grande, quindi è ottima proprio per andare a illuminare la zona dove andate a scrivere, a fare le vostre cose sulla scrivania. No, scusatemi, ho sbagliato, il prezzo è 74,99, non era 94 92,95, perché ho letto forse il prezzo in francese, in franchi. Comunque questa lampada qui mi piace moltissimo, riprende un po' una lampada che avevo visto, che avrei voluto acquistare per questa scrivania, che però costava il triplo se non il quadruplo, è la Mash della Nordic se non mi sbaglio. Comunque magari se riesco a trovarla vi metto un'immagine, che era molto un po' più grande di questa qui, ed è una lampada di design abbastanza famosa, però questa diciamo ha la stessa valenza, è molto carina, mi piace, è meno invasiva e soprattutto è molto più economica, e qui sopra ci sta davvero benissimo. Ad ogni modo voglio finire qui questo video, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, lasciatemi un like se questo video vi ha tenuto compagnia, e se non siete iscritti iscrivetevi a questo canale. Vi mando un abbraccio grandissimo, e qui bisogna sistemare cose in casa, come dite sempre voi nei miei direct, non si finisce mai. Alla prossima.